Salve amici, io rimango sempre esterrefatto quelle poche volte che riesco a vedere un flash di televisione. Dico, come mai la gente non si incazza? Non lo so, probabilmente ci stanno iniettando sotto ogni forma questo virus che annichilisce la volontà e che quindi blocca ogni rigurgito di dignità. Del resto, se la mente umana fa l'abitudine a qualsiasi aberrazione, troverà giusto che venga schiavizzata sempre di più. La cosa poi drammatica è che quando fai notare queste cose, siete schiavi, siete pecore, eccetera eccetera, non è che c'è uno scatto, no? Un colpo di reni, no, ci si arrabbia pure, capito? Ci si arrabbia, no, io non sono pecora, no, io non sono qua. Però di fatto questo sistema ti ingabbia sempre di più, ti schiavizza sempre di più e pretende sempre di più dallo schiavo. Ieri ci abbiamo rimesso un altro pezzo di Finmeccanica, di Eni, quel poco che eravamo riusciti a fare nei pochi anni che eravamo sovrani, ma giustamente quei pochi anni in cui eravamo sovrani, o comunque c'era grande margine di sovranità, la sovranità assoluta, intendiamoci, è un'utopia, però c'erano grossi margini di sovranità. Oggi i margini praticamente sono inesistenti, sono mostruosamente limitati. Ci stanno bruciando via tutte le imprese che abbiamo fatto quando avevamo buoni margini di sovranità. Ma tornando alla cosa che più mi ha fatto, così, per non dire incazzare, perché un termine incazzare non si può dire perché dice che è brutto, mi ha fatto incazzare, è questo stupore mediatico, no? Con tutti i problemi che ci sono nel mondo, che ci sono in Italia, oggi ci abbiamo come notizia di prima pagina un ragazzo che si è suicidato alla Pantanella, vittima di una propaganda omosessuale, non omofoba, omosessuale, per cui gli apri un mondo che non è, che è difficile che venga declinato, perché quello è un mondo artificioso, è un mondo di apparenza, è un mondo di interpretazione, benché reale, però è una sfera individuale, una sfera personale, che il mondo mediatico e chi usa la propaganda per distrarre la gente proietta questo mondo personale, individuale, di cui bisogna avere massimo rispetto, lo proietta nella sfera sociale facendolo diventare un problema. Ora il problema è il rispetto della persona o il mondo mediatico che accentua queste cose, e poi ci sono questi fatti, perché non è la gogna spesso la soluzione, cosa che vogliono, no? I mass media. Suicidato ragazzo gay, nessuno lo accettava, perché tutti i suicidi degli imprenditori che non potevano più pagare uno stipendio per caso sono da meno? No, però qui c'è tutto il discorso mediatico da mantenere sull'omofobia per la pesante distrazione di massa. Ancora una volta non è il sistema che usa questo argomento, no, è la società che è cattiva e non accetta il ragazzo gay. Vedete, la comunicazione è un grande potere, qualcuno lo definisce il quarto potere, qualcuno lo definisce il primo potere, certamente è un potere, e bisogna stare attenti in mano a chi è questo potere.
perché in mano a chi si trova, quello determina la democrazia, per chi crede ancora nella democrazia. La dimostrazione è sotto i nostri occhi di cosa può fare la democrazia quando la comunicazione vive di queste propagande. Ma l'ultima, e chiudo, è lo scandalo: oh, l'America ci controlla tutti, 42 milioni di controlli. Non lo so io, cascano dalle nuvole. Ci abbiamo 108 basi NATO, la tecnologia del GSM è benché è di idea italiana, ma è di proprietà americana. Molte società di telecomunicazione fanno capo all'America. Google, Yahoo, YouTube sono di proprietà americana. Tutto il dominio.com è americano. Oh, scandalo! Siamo controllati! E chi è quel coglione che si accorge oggi che siamo controllati? No, ma erano le telefonate. Ma perché qualcuno aveva dubbio dopo quello che aveva fatto Tronchetti Provera sulle telefonate? E giustamente, il controllo delle telefonate, dovete sapere che non è solo il contenuto in sé. Spesso il contenuto può anche essere inutile, stupido, futile, ma è il metacontenuto. Cosa vuol dire? Spieghiamolo un attimo. Spesso è importante sapere chi telefona a chi, quando telefona, se prima o dopo un certo avvenimento, quanto dura la telefonata. Ripeto, anche se non entrano nel dettaglio del contenuto, cioè l'ascolto vero e proprio della telefonata, che spesso avviene in un secondo momento, allorquando il famoso orecchio, l'Echelon, individua delle parole chiave, bomba, Obama, ambasciata, terrorismo, ci sono una serie di parole chiave il quale fanno scattare le quali parole chiave le quali fanno scattare il meccanismo poi dell'ascolto. Non è che vengono ascoltate tutte le telefonate, vengono ascoltate quelle che rientrano all'interno di una checklist. E queste checklist, al di là che ci siano delle parole chiave all'interno del contenuto della fonia, perché si parla di Obama, si parla della Merkel, si parla di una bomba, si parla di terrorismo, quindi ci sono parole codificate in cui, se vengono usate quelle parole, sicuramente queste telefonate entrano nella lista di ascolto vero e proprio. C'è tutto ciò che è la metacomunicazione, che spesso è più importante della comunicazione stessa, perché se io devo sapere chi ha telefonato a chi, quante volte gli ha telefonato, quanta volte è durata quanto tempo è durata la telefonata, se è successo prima o dopo un avvenimento, se quella telefonata è stata subito dopo quella telefonata ce n'è stata un'altra dall'altra parte che andava verso un'altra direzione per vedere se la notizia si era spostata. Sappiate che il controllo è più sulla metacomunicazione che non sulla comunicazione stessa. Non so se mi sono spiegato. Che questo avvenga, ma voglio dire, avveniva negli anni 50, quando la tecnologia del telefono era praticamente agli inizi. Non volete che avvenga oggi, dove i centralini sono tutti digitali ed elettronici? Ma non pigliamoci in giro, è chiaro che c'è, esiste, siamo tutti controllati, tutti. Forse la signora Maria che sta sulla montagna del Gran Sasso non viene
controllata, ma chiunque abbia accesso a internet o addirittura abbia delle funzioni multimediali di cross comunicazione, cioè telefono legato all'email, l'email legata a Facebook, Facebook legata a LinkedIn, LinkedIn legata a YouTube, perché proprio questo genera il metamessaggio, no? Cioè sì, però questo ha telefonato, però andiamo a vedere su YouTube quali sono i suoi amici, oppure andiamo a vedere su Facebook quali sono i suoi amici, e si ricava un profilo. Siamo profilati tutti i giorni. Profilati significa questa a quest'età bazzica questi gruppi, si occupa di questo, pur non entrando dentro i contenuti si viene profilati, va su questi siti, va su questi altri siti e si tira fuori un profilo potenziale di persone a rischio per il sistema, persone pericolose, no, non a rischio, persone pericolose per il sistema, e da lì poi scatta il vero controllo. Ma prima devi essere profilato sotto questa specifica checklist. Quindi tutto sto scandalo, per chiudere, sul siamo controllati, la Merkel indignata, è l'ennesima propaganda, per non dire che l'euro è al crack finale, per non dire che ci stanno svendendo, anzi ieri e oggi ci stanno svendendo, ed è ora del partenariato, è ora che i cittadini si ripigliano in mano tutto, si ripigliano in mano le aziende, cominciando a costruire proprie imprese locali e trovando nuove forme di pagamento, baratto, scambio di tempo, scambio di unità di conto. Bisogna cominciare a ragionare del crearsi una nuova forma di moneta. Finché noi utilizzeremo la loro moneta, stiamo utilizzando la loro arma. La moneta che ci hanno dato è un cavallo di Troia, ci distruggerà. Capisco che questa frase potrebbe sembrare una frase fatta, capisco che questa frase potrebbe dare adito a il classico concetto di utopia, però purtroppo nel lungo periodo l'unica soluzione è uscire dall'uso della loro arma chimica. La moneta che ci hanno dato è come fosse un'arma chimica, ci sta distruggendo. Più noi la cerchiamo, più noi vogliamo avere denaro, più ci distruggerà. Bene, per oggi è tutto, un caro saluto. Ciao.